miei cari borghigiani, valenti cavalieri e virtuose dame di questa terra gloriosa sulla quale il cielo continua a riversare le sue benedizioni. Oggi, sedicesimo giorno di questo mese di giugno dell'anno del Signore 1446, io, magnifico messere di questa operosa comunità, mi rivolgo a voi, pieno di trepida gioia, per annunciarvi una lieta notizia. Secondo la volontà del vostro magnifico Signore Filippo Maria Visconti e di Francesco Sforza, da oggi la nostra cara Basilica custodirà alcuni straordinari affreschi realizzati in modo mirabile dal genio artistico della famiglia Zavattari. Tale meravigliosa opera, scaturita dall'ingegno umano, rende omaggio alla venerata regina Teodolinda, fondatrice del nostro Duomo, e va ad arricchire un patrimonio storico-artistico di eccezionale rilievo, dai molteplici richiami di valenza spirituale, a cominciare dal tesoro longobardo e dalla sua principale componente, la corona del ferro. Consegno dunque solennemente a voi, popolo di Modoezia, questa magnifica narrazione visiva, che da ora e per sempre continuerà ad evocare la presenza nei nostri luoghi della cristianissima sovrana, che mai il nostro borgo potrà dimenticare. Sappiate custodire tale preziosissimo dono, segno tangibile dell'effettiva munificenza dei vostri nobili signori. Affidiamo questi dipinti murali alla protezione di Dio Onnipotente e di San Giovanni Battista, già caro alle genti longobarde, affinché possano essere ammirati, conservati e tutelati in avvenire per sempre, almeno finché orma umana calcherà questo nostro suolo. Lunga vita e prosperità al popolo di Monza, e che il nostro santo patrono ci accompagni e ci assista in ogni nostro progetto e occupazione. Che San Giovanni protegga sempre questa terra.